un panettone eccezionale. Eh sì, sarebbe stata la ciliegina sulla torta dell'ultimo periodo, e una partita che va chiusa e adesso siamo qui a rammaricarci. E peccato, sì. Complimenti all'Empoli perché è una grande squadra, ha fatto una grandissima prestazione, però una squadra forte è obbligata a chiuderla questa gara. E allora ora comincia la gara Italia per te, perché uno, Vincenzo Montella, ritocchino, ha detto ma forse il naso, ma forse anche un attaccante sì, e un esterno. Sentito, però ho detto, cioè, noi siamo 34, partiamo da questo presupposto, sì. Dopo che siamo partiti dal presupposto che siamo 34 vediamo quello che succede. Succede che però la squadra è viva, la squadra c'è e poi ritorniamo sempre sullo stesso discorso, veramente c'è anche una maledizione su Mario perché non è possibile, non riesce veramente a metterla dentro, parate, palo, si va su 2-0, la partita è tutta un'altra gara, anche perché avevamo iniziato bene, l'approccio anche del secondo tempo, veramente ci dispiace per i tifosi perché ci sarebbe piaciuto dargli questo regalo ai tifosi, al presidente della Valle, però siamo tutti lì, lo dimostrano i risultati che ci sono stati in questa giornata, siamo tutti a 2-3 punti, bisogna essere concentrati e ripartire con le stesse motivazioni che ci hanno accompagnato in questo periodo. Seconda domanda, un attimo, scusa, seconda domanda di mercato, Andrea Della Valle ha appena detto Neto è sfuggente, non la vedo molto bene. Vediamo quello che ci dice al ritorno, quello che ha detto il Presidente è vero, vediamo quello che ci dice al ritorno, siamo una società trasparente, diremo tutto nel momento opportuno. Grazie, auguri a tutti. Auguri a tutti i nostri tifosi, auguri a tutti voi. Grazie.